Ci hanno detto di andare, che il mondo fuori è nostro. Amici e amiche da casa, giovani e giovani, che è uguale ma lo dico doppio per questioni chiaramente di genere, ministre e dadone, benvenuti e benvenuta a questo evento che è stato definito da più parti come un evento storico, e questo perché c'è gente che talvolta esagera con gli aggettivi. Sono particolarmente lieta che mi abbiano affidato l'incarico di presentare questa card, questa piccola rivoluzione per i giovani tra i 18 e i 35 anni, poi voglio dire giovani, a 35 anni quando c'ero io c'era gente che andava già in pensione proprio a 35 anni, lo so che non ci crederete, c'è gente che aveva proprio la pensione. Se ci pensate, in realtà 18 e 35 anni sono un lasso di tempo infinito. A 18 anni sei fresco, sei speranzoso, hai un sacco di possibilità, spesso ahimè sei senza lavoro. A 35 anni sei ancora fresco, ancora speranzoso e ahimè a volte sei ancora senza lavoro. I genitori appunto che farebbero di tutto, anche chiamare i caschi blu per levarvi di torno, ma voi non potete, ma non è che non volete, proprio a volte non si può. Allora, so che vi sembrerà incredibile, ma io ho avuto sia 18 che 35 anni, tra l'altro pochissimo tempo fa, non così poco, in realtà però il fatto che una card per i giovani sia presentata da una che ha quasi 49 anni sarà frutto o di un grandissimo malinteso comunicativo generazionale oppure perché Chiara Ferragni ci aveva Zumba, comunque hanno chiamato me, non sapremo mai la risposta. Allora, a breve la ministra spiegherà le magnifiche opportunità rinchiuse in un semplice QR code, un po' come il Green Pass però senza che alcuni Novax tentino di darvi fuoco, un mondo di opportunità, di servizi, ricchi premi e cotillon per accedere alle quali sarà sufficiente usare la app Io, per la quale serve lo speed, e ottenere lo speed lo sappiamo che è appena più semplice che diventare visiting professor al MIT di Boston, ma questo, ministra, è senz'altro colpa dei governi precedenti. Di che cosa stiamo parlando esattamente, perché è così importante, come questa iniziativa coinvolge il futuro, lei risponde in maniera compiuta, che già io mi predispongo per l'acquisto dei diritti della sua risposta per farne una serie. Prego. Intanto grazie di essere qui con me a presentare questa carta, uno strumento che è simile all'EICA, alla carta che c'è in Europa e a disposizione dei ragazzi proprio per seguirli e accompagnarli con delle agevolazioni in quella che è la propria giornata, dal prendere i mezzi di trasporto all'affacciarsi alle biblioteche, ai musei e quindi a coltivare la cultura. E qui facciamo la stessa cosa, creiamo uno strumento che viaggia su quel circuito, quello dell'EICA, quindi un circuito che è europeo, e permettiamo ai ragazzi dai 18 ai 35 anni di avere una serie di agevolazioni che li seguono però nell'arco di tutta la giornata, quindi ce lo siamo immaginati così, dal mattino fino alla sera, non soltanto seguire le attività ludiche ma anche quelle che sono un po' più impegnative. Quindi praticamente questa card, ministra, è tipo i bollini del benzinaio, però non li devi incollare, non ti danno un borsone ma ti offrono invece in cambio dei vantaggiosi servizi. Esatto. Tra l'altro avete ingaggiato insomma molte aziende, avete coinvolto molte aziende in questo progetto, cercato aziende che offrono servizi e sconti, come le avete trovate? Pubblicità, annunci su Tinder o il vecchio caro ricatto di aumentare loro le tasse? Comunque queste aziende sono partner fortissimi e ci sono e fanno parte di questo percorso che ai ragazzi in realtà torna utile nella loro vita più o meno vicina al tempo. Sì, esatto. Quante sono? Beh, adesso sono circa 50, hanno aderito tramite una chiamata, una call pubblica che abbiamo voluto fare, le ringrazio tutte 50, chiaramente miriamo ad implementarlo ulteriormente, speriamo che altre vogliano aderire, anche un discorso di restituzione, di impegno sociale da parte delle aziende pubbliche e private verso i più giovani di questo paese, che sono quelli che spesso vengono dipinti come quelli che più hanno patito il periodo pandemico, ma poi si fa scarsa attenzione ai loro bisogni. Invece qui abbiamo aperto questa chiamata un po' alle armi, dateci una mano con dei trattamenti che siano non soltanto di offerte agevolate ma anche di corsi di formazione, di corsi di attività culturale, quindi che possano aiutare i ragazzi, come dicevo prima, nell'ambito della giornata a partire dalla casa, ma che riguardino lo sport, la cultura, oltre che i trasporti, proprio per dargli un portafoglio, anche se la parola è infelice, però che li possa seguire durante tutto. Allora, parliamo delle 24 ore. Sì. Allora, come si svolge la giornata di un portatore sano della card? Cioè, cominciamo proprio con viaggiare, per esempio. Anche se la cosa più importante forse in realtà è la casa, perché su questo mi sembra che voi abbiate lavorato attivamente. Sì, sicuramente la casa è una delle attenzioni cui abbiamo
dato uno sguardo fin da subito all'interno del Ministero, anche perché i ragazzi da subito ci hanno chiesto, ci hanno sollecitato un'attenzione anche in termini di acquisto di affitto. Questo esula dalla carta, ma è un discorso importante, l'emancipazione e l'uscire di casa. Chiaramente questa emancipazione si può ottenere nel momento in cui c'è un sistema normativo che ti agevola per l'acquisto, così come per l'affitto. Grazie a questa carta ci sono delle aziende che aiutano con delle tariffe agevolate per il servizio di gas e luce, ma anche per le tariffe telefoniche. Queste sono piccole azioni, ma sono grandi azioni importanti, soprattutto per un ragazzo che va dai 18, prima abbiamo detto fino ai 35 anni, ma immaginiamoci un ragazzo di appena 20 anni. Questo tipo di agevolazioni aiutano tantissimo per l'emancipazione, per diventare grandi, anche perché non si diventa grandi dal mattino alla sera. No, ci vuole libertà e ci vuole possibilità di coltivarla. Ci vuole anche supporto, poi, chiaramente. E questo è sicuramente un piccolo passo, perché appunto i viaggi, che poi sono una delle cose a cui questa generazione di ragazzi ha dovuto rinunciare, forse con un prezzo più alto, ci abbiamo rinunciato tutti, però adesso che si può tornare a viaggiare, che tipo di supporto questa card permette di avere sotto il profilo del viaggio? Beh, su questo fronte anche delle agevolazioni, che sono delle agevolazioni importanti. Io ci tengo a dire che le aziende che hanno aderito a questa carta presentano delle agevolazioni che non sono le solite, che già riconoscono tramite i loro circuiti ai ragazzi, ma ne hanno fatte delle particolari destinate a questa carta proprio perché le agevolazioni fossero il più alto possibile. Quindi per i trasporti c'è chiaramente un'agevolazione che è molto più ingente rispetto a quelle previste finora, non solo per chi fa trasporti che sono funzionali, diciamo, allo spostamento per motivi di studio, ma anche per motivi di turismo. Ricordiamoci che chiaramente il momento della pandemia ci ha obbligato a stare distanziati e a dover limitare anche gli spostamenti di piacere, ma grazie a queste offerte, ecco, i ragazzi avranno più possibilità di sentirsi più spinti, diciamo così, a riprendere l'attività di turismo e di viaggio. A uscire di casa dopo che ce l'hai, allora prima abbiamo una casa, poi ne usciamo per andare a vedere il mondo, a esplorarlo e a fare delle esperienze. Una delle cose che tonificano non solo i glutei ma anche la mente è sicuramente lo sport. Assolutamente. Anche sotto questo punto di vista la card offre un accompagnamento? Eh certo, assolutamente. Abbiamo voluto guardare anche al fronte dello sport proprio nell'ottica del benessere psicofisico. Sappiamo che fare attività fisica non aiuta soltanto a sentire un corpo sano, ma aiuta anche la mente a essere in una situazione di equilibrio che forse in questi due anni ha un po' latitato proprio per via della chiusura, del distanziamento, ma anche del timore. E su questo fronte credo che anche aiutare con lo sport e spingere, perché sappiamo che fare sport è importante ma un po' costoso, quindi aiutare i ragazzi anche in questo caso con delle offerte, delle agevolazioni, può spingerli magari anche a provare sport che non avrebbero pensato di intraprendere. Allora, cari ragazzi, vi starete domandando, mi sembra di leggere nei vostri pensieri adesso, questa card, come si scarica, è gratis, ma soprattutto quanto dura, Ministra? Beh, allora, innanzitutto è gratis. Gratis, sì. Ragazzi, cioè non so se è gratis. Che al giorno d'oggi non è mai da darsi per scontato. Uno pensa, ma non è che è gratis adesso e poi dopo? No, è gratis. No, è gratis assolutamente, si scarica sull'appio, come abbiamo ricordato prima, tramite con Speed e con la carta d'identità elettronica. Durerà chiaramente fino al compimento dei 35 anni. E voglio ricordare che offriamo anche un percorso di formazione, perché di questo non abbiamo parlato prima, però abbiamo guardato alla casa, abbiamo guardato allo sport, ai trasporti, alla cultura anche intesa come teatro, arte, spettacolo, musica, ma anche alla formazione, quindi al fatto che si possa fare un'esperienza sul fronte del miglioramento delle competenze digitali e di quelle che sono le competenze linguistiche, no? È un modo per approcciarsi al mondo del lavoro, anche questo aiuta nella fase di emancipazione, non solo l'emancipazione e l'aiuto sulle politiche abitative, ma anche su quelle delle politiche del lavoro. E infatti prima guardavo in faccia ai ragazzi, adesso invece guardo in faccia alle aziende, perché voi aziende vi starete chiedendo cosa posso fare, volete diventare partner del progetto e supportare le scelte, le azioni, le vite di 11 milioni di giovani, che sono tantissimi, molti sono i vostri figli, i vostri nipoti, figli dei vostri amici. Il procedimento è semplice, devo dire che è molto affascinante anche la scelta linguistica che c'è in questo documento, che molto spesso i documenti di accompagnamento delle campagne sono un po' aridi. Qua c'è scritto nel primo punto: compila la manifestazione di interesse, proponi la tua agevolazione dedicata, sottoscrivi la convenzione. Quindi già questa scelta del termine, manifestazione di interesse, secondo me è già questo il nome forse della campagna.
Certo. Una manifestazione di interesse del governo verso i ragazzi e delle aziende verso i ragazzi attraverso di voi. Anche perché forse questo fa parte del ricircolo delle energie, della redistribuzione dei redditi, che è la ragione per cui io sono felice di pagare le tasse e per cui questi ragazzi meritano di avere qualcosa in più nelle loro mani. Immagino che sia questa anche la scelta. Lei è una madre, tu sei una madre, hai pensato ai tuoi figli che sono lontanissimi da questa card, non l'ha fatta per loro, però sicuramente ci hai pensato, no? Ma assolutamente sì, riuscire a restituire qualche cosa credo che anche per le aziende sia molto positivo. Poi provare a costruire un percorso che riguardi anche la mobilità. Prima della mobilità non abbiamo parlato, ma il fatto di spingere verso una mobilità che sia sostenibile, che sia green, spinge anche i ragazzi ad informarsi su quali siano i modelli di energia più funzionali oggi e su quale sia il modello di paese che ci immaginiamo domani. Quindi è un restituire loro, ma anche poi un investire su di loro. Quindi penso che molte altre aziende dovrebbero e avranno l'opportunità. Sono 50, insomma, immagino che abbiate modo di andare a verificare quali sono le aziende che hanno già aderito. Sono aziende molto importanti, certo, legate a servizi primari, insomma, per la vita di ognuno di noi, e noi speriamo che senz'altro aumentino. Adesso mi dicono dalla strada, un pedone, urlando, è passato e mi ha gridato che c'è una breve video intervista, un intervento di un ragazzo che si chiama Mario, un nome di fantasia chiaramente, perché che è appena stato rilasciato dai servizi segreti, il nostro piccolo Mario, gli hanno proprio suggerito di fare una domanda spontanea, ci teneva proprio a farla a lui, proprio Mario, sentiamola. Buonasera Ministra, sono Mario. Questi 2 anni di pandemia sono stati davvero molto difficili per noi giovani. Ci è stato tolto tantissimo e nel mio caso è stata tolta la possibilità di incontrare e vivere l'ambiente universitario, oppure mi è stata tolta la possibilità di vivere la musica e quindi di andare ai concerti. Per quanto riguarda la carta giovani, avevo alcune domande da porle. La prima è se c'è un ambito specifico sul quale punterà in futuro e infine cosa dobbiamo aspettarci noi giovani dalla carta. Grazie. Beh, l'entusiasmo di Mario è contagioso naturalmente, però mi rendo anche conto che Mario ha sofferto come tantissimi ragazzi, perché andare all'università è sempre stato un'occasione senz'altro per formarsi, ma anche per trovare persone con cui giacere, diciamolo, l'abbiamo fatto tutti, e quindi Mario purtroppo sicuramente ha dovuto rinunciare a questo. Come restituiamo un po' di fiducia nel futuro a Mario? Anche facendo vedere questi progetti concreti, dicendo che c'è la possibilità di mettere in campo delle azioni che sono azioni magari a volte anche banali e semplici, ma che sono molto concrete. I ragazzi semplicemente scaricandola potranno vedere tramite l'app quali sono le offerte messe in campo, ripeto, anche sul fronte formativo, che non è mai da darsi per scontato, perché oggi chiediamo molto in termini di offerte, di titoli, di formazione, ma sappiamo anche che sono estremamente costosi, quindi chiediamo dei livelli molto alti ma non supportiamo sufficientemente. Invece questo è un modo ulteriore per aiutarli. I due ambiti di azione su cui tenderei ad implementare l'attenzione e l'attenzione delle aziende che vogliono restituire qualche cosa ai ragazzi sono sicuramente il green e le energie rinnovabili, ma anche la digitalizzazione. Su questo fronte, soprattutto in campo di offerte formative, c'è davvero tanto. Sulle aziende che potranno aderire in futuro, io spero che ci sarà una grande partecipazione, perché è chiaro che i ragazzi si aspettano da noi veramente tanto, ma che siano azioni molto pratiche, concrete, ma che arrivino in maniera diretta, efficace, non magari tra 10 o 15 anni, quando loro saranno troppo grandi per poter rispondere alle loro esigenze. Sul fronte dei live show sono d'accordissimo con lui. C'è anche un'esigenza perché, di tornare a vivere la musica. Mario, tu non sai, la ministra è una metallara, cioè proprio il rock nelle... Ma che rock? Il rock è già blando per lei. Rock è leggero, però esatto. Lo apprezzo comunque. Tra l'altro, appunto, hai detto degli stage, che sono senz'altro uno strumento, un'opportunità importantissima per i ragazzi che studiano, anche i ragazzi che scelgono di non studiare e di entrare subito nel mondo del lavoro. Del resto anche le scuole professionali tendono a mettere nel mercato del lavoro ragazzi molto giovani con una qualifica proprio pratica. Come si fa a restituire un po' di fiducia in questa parola che in realtà molto spesso per i ragazzi sempre nasconde in qualche modo un qualche percorso legato allo sfruttamento? Guarda, ma la risposta è facile: tutele. Bisogna garantirgli maggiori tutele, farli sentire che quello è un percorso utile a loro e non utile alle aziende per usufruire di nuove braccia da lavoro.
Noi dobbiamo aumentare le tutele dei ragazzi e far capire che lo stage, se lo chiamiamo lo stage, poi in realtà ce ne sono di vari tipi, questo tipo di attività lo facciamo per permettere loro di acquisire delle competenze e a loro di essere maggiormente, di poter sfruttare maggiormente quello che hanno acquisito nell'ottica di un ingresso nel mondo del lavoro. Però questo si fa garantendo di maggiori tutele sotto tutti i punti di vista, non solo la sicurezza ma anche i diritti e anche la paga. A proposito di musica, appunto, mi rendo conto, ovviamente non poteva mancare in questo progetto un logo musicale. E allora a questo punto sentirei appunto questo accompagnamento musicale da un uomo che è un po' considerato il Tananai dei jingle, Nicolò Di Lorenzo. Non ho detto di andare, che il mondo fuori il nostro. Liberi è un racconto di come un ragazzo come me, di come un ventenne si sente nei riguardi della società in cui vive, no? Sempre quella, la voglia di fuggire, la voglia di evadere. La parola opportunità per me vuol dire mettersi in gioco, avere l'intento di costruire qualcosa che ti appaghi, che ti faccia stare bene. E da quando stai lì con me non ti importerà quando finiremo i cash. Bravo Nicolò Di Lorenzo, sentiremo parlare di te, non si sa in quale pagina del giornale finirai, se è quella musicale o quella nera, ma adesso questo vale un po' per tutti noi. Allora, Ministra, un'ultima domanda. In questi casi, secondo me, io quasi sento il dubbio che magari può pervadere i ragazzi che ci stanno ascoltando. Sì. Uno si chiede sempre se c'è una fregatura. Ma no, non c'è nessuna fregatura. Non c'è una fregatura. Anzi, assolutamente no. Ci tenevamo a mettere in piedi questa che è uno strumento che hanno tutti gli altri paesi europei. L'Italia su questo fronte a livello nazionale, perché alcune regioni hanno degli strumenti simili, però sono, diciamo, tutte iniziative isolate. Invece dare uno strumento semplice, pratico, ma che gli permetta di avere accesso in maniera più agevolata e semplice al mondo degli adulti, gli permetta di visitare i musei, di avere accesso ai live show, di poter viaggiare con delle agevolazioni maggiori, mi sembra qualcosa di concreto che dia il segno che ci siamo. Io li invito a scaricarsi sull'app Io. E allora, grazie Ministra, grazie a chi è rimasto con noi, chi ci ha seguito nonostante magari il digital divide ci ha visto a pixel. Grazie a questa fantastica card grazie alla quale potrete migliorare la vostra vita, scaricare dei film, aumentare la vostra connessione, prendere taxi, monopattini, comprare libri, andare ai concerti, pogare e tanto altro, accedere alla formazione e addirittura trovarvi un lavoro vero. Allora, per questo vi dico, diffondete, scaricate tramite la app Io questa card assorbente, nel senso che assorbe un sacco di opportunità, per non poter mai dire che siete rimasti senza carta. Mi raccomando ragazzi, stay foolish e stay un po' meno angry. Condivido e sottoscrivo. È d'accordo. E allora in bocca al lupo. Grazie Crepi. Speriamo che i ragazzi la scarichino e se hanno delle proposte di miglioramento noi siamo pronti ad accoglierla. Mi raccomando, garbate proposte sono accettate con il sorriso, anche pensieri positivi che alimentino questo progetto che in realtà è fatto per migliorare la vita di chi non si conosce, e credo che sia la cosa più bella che si possa fare, da mettere in giro nel mondo come energia, migliorare la vita di chi non conosci. Concordo, grazie. A lei, a te anzi. Ci hanno detto di andare, che il mondo fuori è nostro.